Benvenuti in una nuova puntata della Bottega dei Mostri dedicata all'home video. Oggi vi voglio parlare dell'uomo invisibile. Ho approfittato della scontistica del Black Friday di Amazon per acquistare questa edizione al modico prezzo, imbarazzante prezzo di 6 euro, di cui vi lascio anche il link in descrizione appunto per accaparrarmi quello che è stato, credo, il mio miglior film degli ultimi 2 anni. Molto probabilmente. Mi ha sorpreso tantissimo questa produzione di Jason Blum e ovviamente l'ho recensito sia sul nostro sito di mostremovietalia.com sia come una video recensione proprio qui sul nostro canale YouTube, e appunto vi lascio anche di questo il link in descrizione. Ma andiamo subito a giudicare il prodotto in sé. Allora, partendo dal box, è una semplicissima edizione dei Blu-ray e devo dire che sono sempre più condizionato negativamente dalla scatola, perché le fanno sempre più leggere, e non nego che mi è già capitato che con diversi Blu-ray nuovi mi si rompano in mano, almeno si crepino alcune parti, soprattutto dalla parte superiore, quindi leggerissimo. Quindi io, che sono ormai di una tradizione un po' più passata, dove il peso di un oggetto contribuisce sempre di più, mi condiziona dal punto di vista del giudizio qualitativo o meno, questo è veramente una sottiletta, e molto probabilmente nell'appoggiarlo nello scaffale si romperà. Poi, dalla costituzione dell'immagine grafica, hanno utilizzato il poster del film come cover principale. Anche qua non è una gran scelta, secondo me. Io sono comunque un fan, o sono uno che supporta le grafiche differenziate per l'home video nelle varie edizioni, e quindi qua semplicemente il poster con il nome dell'attrice, bravissima tra l'altro, nome del film, e non so se è una prerogativa dell'edizione italiana o se hanno semplicemente tradotto le scritte dietro, ma anche il retro secondo me è abbastanza pessimo. Primo, perché la bella descrizione è la sinossi classica, non si può dire nulla, ma le immagini qua in questione potete vedere, secondo la seconda, che è, si può dire, strecciata, compressa, c'è il viso di Elizabeth Moss che è bislungo, quindi non capisco sinceramente come abbiano potuto fare una grafica del genere. Vabbè. E poi ovviamente tutti i credits sono stati scelti e prodotti in un colore, una tonalità cromatica di un blu molto scuro, scelta proprio ottima con uno sfondo nero dove non si legge assolutamente niente. Non preoccupatevi se dal video non vedete nulla, ma perché neanch'io nella realtà non vedo proprio nulla, ma proprio è assurda una scelta grafica del genere. E poi vabbè, è disco singolo e quindi classico disco con la riproposizione del poster. Andando al contenuto, ho dato un'occhiata abbastanza immersiva a tutti i contenuti speciali. Devo dire che per un film comunque low budget della Blumhouse in collaborazione con la Universal, comunque i contenuti sono rispettabili, tutti in full HD, e sono abbastanza interessanti, soprattutto per quanto riguarda il documentario o il mini backstage dedicato agli effetti speciali, di come abbiano utilizzato delle camere in motion control e tutta la questione dell'effettistica legata all'uomo invisibile, come è stato realizzato appunto con la tuta in green screen, e soprattutto si esalta giustamente tutta la performance anche fisica di Elizabeth Moss. Per il resto l'edizione è, non scendo in commenti super tecnici, anche perché la mia conoscenza non dico che è limitatissima, però non vorrei comunque commettere degli errori. L'edizione del film è ottima, e ovviamente condizionato il giudizio dal fatto che forse mi stia già rompendo, che si solleva un po' questa parte. Vabbè. Comunque il film è secondo me un grandissimo film, ne parleremo ovviamente in quello che sarà la nostra listona dei migliori film di quest'anno, e niente, una buona edizione, secondo me non dovete farvela sfuggire solamente per il prezzo, perché 6 euro. Poi sinceramente ho dato un po' un'occhiata in giro, non ci sono grandissime altre edizioni particolari di questo film. Non so sinceramente se nel futuro, quando continueranno
i rifacimenti dei mostri della Universal tramite la produzione della Blumhouse e appunto Universal faranno un cofanetto con diciamo una veste grafica migliore di come si presenta questo esordio. Quindi, che dire, non sono uno che dà voti numerici, però l'edizione è abbastanza scarsa, i contenuti ci sono abbastanza buoni, però in linea generale avrei preferito inserire nella collezione un Blu-ray, diciamo, da tutti i punti di vista, migliore di questo. Detto questo, ci vediamo nella prossima puntata della Bottega dei Mostri e buona salute.